IRAP più cara per banche e autostrade. Odori nocivi a Beinasco, interviene la Regione. Corecom, oltre 2 milioni restituiti agli utenti. Nella seduta del 2 febbraio l'Assemblea regionale ha ricordato Valerio Zanone, già sindaco di Torino, consigliere regionale, deputato, ministro, recentemente scomparso. Il Consiglio regionale ha poi approvato 2 mozioni per l'aumento dell'IRAP a banche, assicurazioni, autostrade e trafori. Respinto un documento per il mantenimento delle residenze universitarie nel villaggio olimpico Ex Moi a Torino. La Commissione Bilancio, in sede legislativa, ha infine modificato la legge sull'IRES, Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte, che potrà lavorare per enti terzi e avrà nuovi compiti sulla valutazione dell'efficacia delle leggi. In copertina! IRAP più cara per banche, assicurazioni, autostrade e trafori. E quanto prevedono 2 mozioni, primo firmatario Marco Grimaldi SEL, approvate il 2 febbraio, che impegnano la Giunta regionale a inserire in finanziaria 2016 un aumento dello 0,15% dell'aliquota IRAP per banche e assicurazioni e dello 0,50% per autostrade e trafori. 7,4 milioni di euro il maggior gettito previsto nelle casse regionali. Noi crediamo che in un momento di crisi le attività produttive e economiche che hanno avuto più possibilità di uscirne positivamente possono dare in termini di solidarietà e di ridistribuzione qualcosa di più. Per questo proponiamo un aumento per assicurazioni, banche, trafori e autostrade che crediamo sia opportuno che non paghino come le altre imprese. Ci siamo anche presi l'impegno a rimodulare l'IRAP anche per quelle attività produttive che vogliono insediarsi in siti dismessi, per tutte quelle attività di rilevanza sociale come le attività creative, culturali, che è giusto che abbiano uno sconto, e anche a premiare, diciamo, le attività piemontesi che rimangono nel territorio, ma soprattutto disincentivare chi ha spostato la sede fiscale e legale all'estero. Aumentare l'IRAP a banche, a soggetti finanziari e alle autostrade significa un extragettito per la Regione, però camuffato, perché saranno i cittadini che con gli aumenti degli oneri bancari e gli aumenti delle autostrade pagheranno questo aumento IRAP. Quindi diciamolo molto chiaramente al cittadino, non stiamo andando a chiedere più soldi a chi ne ha di più, come ha detto il PD, ma stiamo chiedendo nuovamente ai cittadini di pagare un dazio. Così non funziona ed è quello che ha detto questa mattina Forza Italia tramite la sottoscritta Gilberto Pichetto, quindi non partecipando a questo voto e a questa farsa. Una delegazione composta dal sindaco di Beinasco, comune della cintura torinese, e dal comitato di cittadini che si batte da anni contro i cattivi odori che pervadono il territorio è stata ricevuta a Palazzo Lascaris al termine dei lavori della seduta del 2 febbraio. La Regione si è impegnata ad affrontare la questione con ARPA e assessori competenti. L'attività conciliativa del Corecom nel 2015 ha permesso di restituire 2,3 milioni di euro a cittadini e imprese piemontesi. Ciò è avvenuto grazie all'elevata percentuale di contenziosi risolti, superiore all'81%, su un totale di 4.038 udienze portate a conclusione. Sono i numeri della consueta conferenza stampa convocata a Palazzo Lascaris per illustrare l'attività annuale del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte. Abbiamo restituito ai cittadini che si sono rivolti a noi 2 milioni e 300 mila euro in storni, assegni, bollette che non hanno dovuto pagare e così via. La seconda cosa, siamo riusciti a portare in tutte le province piemontesi, attraverso la web conference, la possibilità che i cittadini non debbano più venire a Torino. E la terza cosa, i programmi dell'accesso RAI. Chiunque, associazione, partiti, onlus, volontariato, abbia voglia di farsi conoscere, può rivolgersi a noi e gli verrà garantita la possibilità di accedere ai programmi della RAI per raccontarsi.